dote del Napoli, le principali caratteristiche del Napoli che affrontiamo domani sera? Sì, Napoli è una squadra fortissima come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo che sta in un buon momento, che, che, che vince, che sta in primo posto, arriva qui eh, motivatissimo per, per affrontare le nostre squadre. Eh, ma anche noi siamo motivati eh, per, per giocare questa, questa partita contro una squadra che, che è ovviamente fortissima eh, che ha vinto eh, bene le, le, le partite che, che ha vinto eh, ma come ho detto per noi è una partita che noi siamo anche molto motivati Peppe Di Stefano Sky Buongiorno mister, Buongiorno. buona partita per domani. Le chiedo eh, che giorni sono stati per lei? Per voi di Milanello questa incertezza si gioca o non si gioca? Bologna sì, Bologna no? Eh, sarebbe potesse essere gestita in maniera diversa eh, anche per voi per gli allenamenti, per, per lavorare magari con continuità meglio? Qual è la sua idea che si è fatta? Non c'è polemica da parte mia, proprio anche tecnicamente come l'ha vissuta lei? No, è stato, è stato difficile gestire questo momento, eh, anche il primo il giorno prima della partita che non, non, non abbiamo giocato è, è difficile di, di gestire perché quando a, a, abbiamo fatto l'allenamento non sappiamo se giochiamo se non giochiamo e se non giochiamo possiamo fare un altro allenamento e sono stati ore difficili anche perché volevamo giocare penso che ehm, Abbiamo, abbiamo stato molto penalizzato per il fatto di non giocare questa partita, una partita come ho già detto volevamo giocare. E Invece dal punto di vista fisico, tattico, tecnico come state vi mancano due pezzi importanti della squadra come Tiggani Reinders e te vi manca anche da, eh, Gabbia. Se ci fa anche un punto le chiedo su chi potrà recuperare anche nelle prossime settimane e se è cambiata la sua percezione in riferimento a Camarda perché è entrato molto bene l'altro giorno, a volte le partite aiutano anche gli allenatori a, a vedere magari delle cose che in allenamento si vedono meno. Comincio con, anche, anche per questo motivo noi volevamo eh, giocare. Eh, perché abbiamo adesso squalificati due giocatori importanti eh, perché mal o bene i nostri giocatori prendono cartone, cartolina eh, non è lo stesso eh, sempre così ma noi eh, abbiamo questi due giocatori eh, squalificati. dopo la squadra ha allenato bene, eh, io ho fiducia in tutti i giocatori eh, ho fiducia in i giocatori che giocheranno domani nella posizione di Teo e di Tigi come in tutti gli altri, di Camarda non ha cambiato niente, eh, è entrato, è entrato molto, molto bene. È un bravo ragazzo che lavora sempre bene, ma ha confermato quello che io penso eh, di Camarda, che è un giocatore con grande, grande futuro. Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Spazio. Sì, salve, mister. Eh, due cose. Eh, la prima volevo sapere come ha visto in questi giorni di allenamento eh, Leao e se. Uh, ha già deciso se farlo partire dal primo minuto domani sera oppure no. E la seconda, visto che la scorsa settimana, quando ha fatto la vigilia della partita di, di, di Champions contro il Bruges, ci ha dato la formazione titolare e, e ha vinto. Non so, non so se è scaramantico. Se vuole continuare con questa linea, ecco. magari eh, doveva, ma non vuole. Eh, oggi non parlerò di nessuno che giocherà domani. Io, io capisco la curiosità di Leon, Leon ha lavorato como, como, bene come sempre, eh, non è un problema, non è un caso eh, e siamo sicuri che lui eh, ritornerà presto a, a essere quello che, che aspettiamo, quello che lui aspetta. Eh, se giocherà domani, eh, non, voglio, non voglio dire. Carlos Passerini, Corriere della Sera. Eh, faccio una domanda secca: eh, il Napoli è la squadra favorita alla vittoria dello scudetto? È la favorita? Io, questa cosa di favoritismo per me è sempre complicata. È la squadra De... più forte eh, del campionato? In questo momento è il primo posto, è la più forte. Eh, per me, eh, Napoli è una delle squadre che poi eh, vince il scudetto. Francesco Rocchi, Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Eh, vorrei tornare a Leo non è un caso, ma allora che, che cosa non sta funzionando? Perché eh, in questo momento sta, vive sta vivendo. questo momento così complicato? Eh, perché il non fa giocare. Perché se fai giocare, no, no, non c'è nessun, nessun problema. No, sono in situazioni normale. Eh, in calcio. Eh, Giocano o non giocano, come ho detto, ehm, quando, quando faccio la, la mia scelta penso sempre a diverse, diverse cose, eh, non ha giocato, magari gioca domani, ehm, e per me questo è molto normale. Claudio Raimondi, Mediaset. Salve mister, allora eh, appena detto poco fa per me eh, è una Napoli delle squadre che può vincere lo scudetto, una delle due squadre No io non ho detto le due, una delle squadre una, No io ho detto una delle due squadre No no, no una, una delle una squadre, delle squadre. Una delle squ Ecco infatti la domanda, la domanda è questa, il Milan è Ancora dentro il discorso scudetto, mi spiego dopo il 4 a 4 di ieri sera tra Inter e Juve. Si è detto Napoli gode, eh, insomma, un risultato che fa bene al Napoli per lo scudetto. Si parla di Inter, si parla di Napoli, si parla di Juve, si parla meno di Milan. Allora la domanda è: il Milan è ancora in corsa per lo scudetto? Per me, sì. Per Perché me, sì. Perché devono crederci tifosi? Perché devono crederci? Perché siamo una squadra forte, stiamo in crescita ehm, e mh, crediamo che, che possiamo essere anche una squadra che può lottare per il scudetto. Antonio Vichello Salve mister, buongiorno. buongiorno. Le chiedo, eh, il fatto che Bologna-Milan si recuperi fra quattro mesi, molto probabilmente a febbraio, secondo lei questo va un po' a falsare l'intero campionato? E' una domanda più di campo. Eh, Calabria potrebbe essere utilizzato a sinistra? Eh, è un'ipotesi ovviamente di, di campo visto che non c'è Teo Hernandez. Sì, potrebbe. E di Bologna io non voglio parlare più della partita con Bologna. Siamo totalmente focalizzati sulla partita di domani, è passato, dobbiamo andare avanti. Uh, salve mister. La riporta un po' all'estate. In tanti, soprattutto tifosi invocavano sulla panchina del Milan chi lo voleva l'allenatore che domani lei affronterà, le chiedo se questo le dà una motivazione anche extra nella gara di domani, oltre alle motivazioni che un Milan Napoli porta sempre con sé. Grazie. La, la mia motivazione è di essere l'allenatore di Neymar. Grazie. Longo Calciomercato.com. Mister, lei da quando è arrivato sulla panchina del Milan sta ragionando anche molto in fase, ha detto una squadra in crescita. Eh, magari adesso, eh, dopo la partita contro, se non ricordo male, contro Ludinese, ha detto questa è la mia squadra che sa anche soffrire. Mi chiedo in questa fase, soprattutto alla luce della partita, alla vicenda partita contro il Napoli, cosa si aspetta? Che passettino in più si aspetta dalla sua squadra in termini di concentrazione, fase difensiva, fase offensiva in generale? Che cosa si aspetta di più? In generale si, si aspetta tante, tante cose. Eh, quando quando analizziamo le ultime partite è sempre il nostro eh, focus, eh, vedere quello che noi abbiamo fatto bene e, che, quello, che fatto bene e quello che dobbiamo eh, migliorare. Domani sarà una partita diversa per, per me, eh, sarà una partita equilibrata, una partita... contra uma squadra que defende muito muito bem pelo que a, preparado uh, a partida pensando co, em aquilo que possa ser a, a, a partida de domani a fase defensiva é uma coisa que é uh, a coisa que abrimos melhorado há outra coisa que possamos uh, melhorar mas penso que abbiamo um, avuto uma crescita grande em termo uh, de organização defensiva de Offensivamente, per esempio, penso che eh, abbiamo avuto una, una crescita in queste ultime partite con fase di posizione eh, più, più forte in questo momento. Magari dom, eh, domani abbiamo bisogno eh, di giocare più negli ultimi 30, 30 metri, perché Napoli è una squadra che pressa alto, o che abbassa eh, in blocco basso è una cosa che anche dobbiamo migliorare gli ultimi 30 metri la nostra scelta la, la, la forma come dobbiamo affrontare un blocco che eh, normalmente si compatta molto, molto basso eh, ha sempre cosa da migliorare ma penso che abbiamo eh, migliorato in tante cose Michael Cuomo, Tele Lombardia Buon pomeriggio mister grazie avere l'asterisco cioè, quella partita in meno che aumenta le distanze, che ti lascia un po' di incertezza, eh, è un aspetto su cui lavorare? È un aspetto che penalizza? È un aspetto che, che come si gestisce? Per me, onestamente, è lo stesso. Eh, ma che penalizza. Per i tifosi, per le persone che guardano la, la, la classifica, penalizza. Per me eh, non, cambia, non cambia niente, ehm, ma capisco che per le, le persone che, che, che guardano la classifica è diverso. Federico Masini, Tutto Sport. Buonasera, Mister. Volevo chiedere due cose. La prima, con la rosa al completo, senza infortunati e a disposizione, per lei Pulisic il ruolo ideale qual è? quello di trequartista visto che continua a dire che ama quando lui è più in zona centrale e poi le chiedo un'altra cosa veloce di questa uh, oggi non voglio non voglio parlare de... <ride> in generale voi sapete che mi piace più quando, quando Christian gioca dentro interiormente mi piace più l'altra cosa però dipende se ha visto la partita di ieri sera inter Juventus se l'ha sì, vista, sì. Allora le chiedo: Qual è il suo giudizio, cioè, lei è del partito, gara spettacolare o gara con tanti errori? Grazie. <ride> eh, le due cose, le due cose, andiamo da Stefano Bressi. Sì mister, buonasera, volevo eh, vo 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 tornare un attimo sulle AO, perché il, la sostituzione contro il Bruges, volevo vo chiedere se alla fine è più una questione di mh, quella copertura magari mancata in occasione del gol subito, che quello che invece ha fatto con il pallone tra i piedi, che è stato abbastanza positivo. No, 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 non no, 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 è stata è una scelta eh, di quello che penso che eh, la partita chiedeva in, in quel momento, non è stata una penalizzazione, no, no. no. Conte, area. Ciao Paolo. Eh, conte la settimana scorsa ha detto che chi vince, chi ha vinto, sa che cosa serve per continuare a vincere. Secondo te lo deve sapere più la società o lo deve sapere la squadra con la mentalità, con la convinzione da metterci dentro? Non ho capito bene le domande. Conte ha detto settimana ah, conte. scorsa conte. Sì, conte. che chi, chi ha vinto sa cosa serve per vincere. Eh, per te è una cosa che deve sapere più la società o la squadra deve entrare nella mentalità e nelle convinzioni di poter vincere? Ma Conte ha parlato di Napoli, no? no? parlava di Juve e parlava di Inter, perché si dovevano affrontare e lui dice che chi ha queste abitudini a vincere può continuare a volerle, ad averle. Io eh no, no, Non capisco bene le, le domande. <ride> Andiamo di qua e eh, la riprendiamo. Scusa, dopo. Eh, la riprendiamo non, ho, dopo. non ho capito bene. Puoi prova, fare... a prova a rifarla. Prova a rifarla. Eh, Conte, Antonio Conte l'altra volta ha detto: mh, parlando di Juventus e Inter, che sono eh, società e squadre che hanno l'abitudine di, di vincere, ha detto che chi vince sa cosa serve per vincere come mentalità, come gioco, come convinzione. Volevo chiedere appunto se il Milan ha queste convinzioni come squadra, come società, e eh, se ha la mentalità per poter vincere lo scudetto. Sì, io ho detto qui che, che vogliamo, vogliamo continuare a lottare per vincere lo scudetto. Ma, eh, se, noi, se noi abbiamo questa forza, per, eh, sono sicuro che sì. Sono sicuro che sì, quello che è importante, tutto è importante in questo, in questo momento. Maurizio Cardone. Buon pomeriggio, mister. Ciao. Eh, lei non ha mai cercato Alibi, si prende sempre le sue responsabilità, però inevitabilmente domani è forse il suo momento più difficile da un punto di vista dell'indisponibilità, perché ha tante assenze. E si dice sempre che nei momenti di difficoltà viene fuori il gruppo. È una grande risposta di gruppo che serve domani sera più di ogni cosa per battere questo Napoli. Io, io come ho detto sempre ho fiducia in tutti i giocatori. Io onestamente eh, non è solo qui, non è solo qui. Io penso così. Non possiamo fare niente con i giocatori che non abbiamo eh, disponibile Abbiamo altri giocatori. È una, io eh, eh, mi piace più di sentire che è un'opportunità i giocatori che normalmente non giocano hanno la possibilità di giocare è, è, è così che io, mi piace di vedere le, le cose eh, e come ho detto io credo in tutti i giocatori ho fiducia in tutti i giocatori non è perché non gioca un, un altro giocatore che, che non ho fiducia per, per, per poter vincere questa, questa partita dei giocatori penso che tutti devono capire che, che, che quando, quando siamo una squadra, non interessa il nome dei giocatori che giocano, siamo più forti. E domani abbiamo bisogno di veramente una, avere una, una squadra per poter eh, giocare bene contro Napoli. Dietro, prego. Milan Press, buongiorno. buongiorno. Eh, ha parlato poco fa di Calabria possibile sulla sinistra. Io, io rilancio. Dico un'alternativa anche per il futuro, vista eh, la posizione che ricopre in nazionale, può essere Pavlovi, Pavlovic come terzino? Eh, come terzino, sì, perché lui in nazionale serba usa il ruolo di difensore a tre a sinistra, no? Ma loro giocano con tre e eh, sì, per sì. volte costruono con, con il terzo con, con un difensore centrale più, più aperto, no, ma. Penso. Onestamente non mi sembra che, che Pavlovic Ha le caratteristiche per essere il terzino Andiamo da Martin Sartorio Buongiorno mister Buongiorno. Io torno un attimo sul Napoli Cosa o chi teme di più degli azzurri? E soprattutto la partita potrebbe essere decisa Sugli esterni, sulle corsie? Grazie Sì, sono eh, in le due squadre Sono Le giocato più decisive delle, delle, delle due squadre eh, eh, Napoli ha due giocatori a destra e a sinistra che sono mm. giocatori che creano più per la squadra noi abbiamo anche sull'esterno: esterni giocatori importanti eh, che possono decidere eh, di partire se non ci sono altre domande facciamo che sono? non lo so <ride> facciamo l'ultima con Carlo Pellegato sì grazie eh, due domande buongiorno buongiorno eh, buongiorno Senta, ehm, nel 1987-88 il Milan di Sacchi gioca contro il Napoli. Non era un Milan di Sacchi, aveva già perso due partite, ne aveva pareggiate quattro. Eh, però la partita con Napoli è stata quella che ci ha fatto capire Gullit, eccetera, la forza. Eh, qui leggo la gazzetta, nasce il super Milan-Napoli distrutto, dice in quel giorno la gazzetta dello sport. Si sogna che il Napoli, la partita con Napoli possa essere... Perché quella con l'Inter è stata un po' assorbita dalla partita con la Fiorentina, la sua partita? Perché si parla di un Milan di Fonseca fra qualche anno? Uh, abbiamo già parlato di questo prima della partita con l'Inter. Uh, allora, par uh, <ride> uh, io non penso, non penso così. Uh, io, io, io penso che le vittorie portano fiducia è più contro. Le, le squadre più, più forti eh, ma penso che la crescita di una squadra no, non sta dipendente da una partita eh, perché se possiamo fare una partita stupenda domani ma se dopo ritorniamo no, non serve eh, eh, quello che mi piace più è, è vedere eh, se la squadra sta in crescita, se la squadra sta migliorando, quello è, è lo, lo più importante, ma beh, le vittorie ovviamente portano eh, tante fiducia e più contro questo tipo di squadra. Invece volevo chiedere all'allenatore, non allenatore del Milan, mi si metta in cattedra. In, gli americani dicono che l'attacco porta i soldi mentre le difese portano i titoli. Io ho visto l'ultimo weekend 4-4 ieri, ma in tutta Europa Norwich, Middlesbrough 3-3, ieri ho visto Monaco Nizza retropassaggio e gol di Laborda, 4-0 con la difesa molto alta di tutte e due le squadre ma non insegnate più a difendere vedo degli errori, retropassaggi delle cose che tanti anni che seguo il calcio non vedevo prima ma voi allenatori, la difesa che fa vincere i titoli vedo non come una volta, 4 a 1 il Barcellona con il Bayern, parlo di squadre forti, cosa sta succedendo? a voi allenatori possiamo ficare qui più due ore a parlare di, di questo ma lei ha potere di sintesi vede eh, eh se pensiamo se pensiamo in Serie A eh, non possiamo dire che eh, gli, gli allenatori non, non, non lavorano difensivamente perché se ha un campionato dove si lavora difensivamente eh, è Serie A una delle squadre eh, hanno più incidenza difensiva eh, e penso che qui si lavora tanto eh, il momento eh, difensivo. Eh, io mi piaceva di lavorare più, eh, ma non ho tempo, perché qui è, 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 è queste squadra che giocano di te, tre, in tre giorni non hanno tempo per lavorare praticamente niente, è, preparare strategicamente le partite, è, è, è così. Penso, penso che la tendenza, sono tendenze adesso in calcio, eh, ha anche una cosa che per me è, è, è importante, eh, che è il lavoro individuale. Eh, oggi eh, si lavora tanto la struttura, le strutture, le, le linee difensive, ma manca... Uh, lavorare un po' individualmente sul, principalmente sul difensore e, e quello che io vedo è che uh, il gol succede in, in quasi tutte le squadre, non di errori di struttura, ma, ma di errori di de decisione difensiva. Ha uh, tanti uh, uh, gol che uh, sono così, sono, sono, sono così. Eh, Mas honestamente penso que hoje é mais difícil atacar porque eh, as squadras defendem melhor do que no passado. Dopo, há uma tendência, eh, para mim, que é o homem-homem. Eh, aqui é sempre claro que, que as squadras aqui, há tantas squadras que. defendono così adesso abbiamo cominciato a vedere anche in momenti non sempre in tutte le partite ma eh, hanno, hanno altre squadre, anche grandi squadre in momenti eh, a giocare così io penso che eh, questo anche porta più opportunità in qualche momento della partita posso eh, dare un, un esempio eh, Barcellona Bayern, eh, come si dice in italiano, Monaco. Monaco, Monaco, hanno guardato la partita. Eh, Bayern, quando è la prima fase, quando è alto, pressiona uomo-uomo, eh, pressiona uomo-uomo. Quando è medio blocco, eh, low blocco, non pressiona uomo-uomo. Ma questo qui rischia tanto e dopo quello che Barcellona ha fatto è fatto il gol in questi momenti in questo eh, momento è allo stesso tempo più rischioso eh, pensare così e allo stesso tempo situazioni che creano più opportunità sì, è vero ma in generalità io penso che tutte le squadre difendono meglio che, che nel passato è più difficile, è più difficile eh, cercare spazio eh, oggi si vede non sono tutte le squadre che eh, sanno attaccare negli ultimi 30 metri quando le squadre eh, sono eh, basse, perché è difficile di cercare l'espazio, le squadre sono organizzate è, è difficile di cercare, cercare spazio. dopo succede partita con tanti con tanti gol, è vero ma una spiegazione chiara e concreta su, su questo io Honestamente penso que todas as equipes defendem melhor que no passado.